a tutti ragazzi e ben trovati su AmarCore dello svapo, oggi parliamo di un atomizzatore che era un po' che, eh, che, ho, che ho provato, che dovevo, dovevo parlare dopo, un po', sono un po' ho, un in ritardo diciamo e più esattamente andiamo a parlare dell'Aus Ira Pro RTA di Aus Vape che gentilmente me lo ha inviato dal suo distributore ufficiale italiano che è T-Svapo e che dire... Eh, mi è AUS Vape mi ha mandato questo e poi il V2 di cui parleremo in, in un video differente adesso lo andiamo a vedere in macro da vicino poi ci troviamo qui per prova di svapo e considerazioni finali quindi andiamo di macro a tra poco ed ecco come vi arriva il packaging del nostro AUS Era Pro di AUS Vape qua abbiamo i soliti simboli classici August il eh, logo, August Era Pro RTA e qui vabbè che cosa eh, contiene il nostro packaging e quindi abbiamo la capacità del tank di 4 ml, abbiamo un deck in single coil, andiamo tutto a vedere, inutile che vi leggo qua questa situazione, ehm, materiale in acciaio, quindi in acciaio più il tubo... In, uh, in vetro, in Plexigas 4 ml, 22 mm di diametro alla base. Adesso andiamo a vedere, questi sono gli Airflow, ma andiamo a vedere poi un, uh, una cosa alla volta. La, il copyright di, di AUGUS, uh, Shenzhen e quant'altro. Abbiamo il sito di AUGUS Vape. Andiamo ad aprire il nostro scatolino. Abbiamo uh, chiaramente un altro lo scatolino vero e proprio perché quella era una copertura e qui vediamo il nostro accessory pack, eh, il nostro eh, Augus Ira Pro RTA, vediamo anche sotto, Augus il seriale Ira Pro RTA. Ok, abbiamo eventualmente anche un tank, un tank sostitutivo, penso plasticoso, ultimo, non so quello che è. Eh, andiamo a vederci anche l'accessory la, pack, l'accessory pack, vediamo un po' che cosa abbiamo, togliamo tutto quanto e qui abbiamo delle coil prefatte che io comunque non userò, ne userò una mia. Uh, e poi qui abbiamo una serie di situazioni che andiamo a vedere a parte una miriade di O-Ring come vedete qui abbiamo anche i vari pin le vitalele di scorta per le torrette adesso andiamo a tirare fuori quelli che sono chiaramente i nostri Vediamo eh, un po' se siamo riusciti a tirare fuori ecco qua tutto quanto eccoli qua questi sono questo è il cieco Vedete, questo è il cieco, quindi sono i due ciechi. Orbi totali quindi va bene. Le due levitarelline, che poi non sono due, come vedete, ce ne sono credo tre. Almeno io ne vedo due, e uno, tre di scorta. Tutti i vari o ring, piccoli, medi, la qualunque. C'è cioè qui a eh? quindi, da questo punto di vista, sicuramente eh, ben equipaggiata la situazione. Ed ecco qua. Quindi questi sono il, tutti gli air pin montati, ci sono quelli da 1 eh, da mm, che io onestamente lascerò. Poi ci sono questi qui da ecco qua, da 1.2, ok? E poi ci sono questi altri due da 0.8, ok? Quindi 1. 081 e 12 e, e i due ciechi ok quindi vi ho eh, dato, fatto lo sguardo per smontare mi pare abbastanza semplice si mette un cacciavitino, si gira niente di più di più semplice, voglio dire Vediamo un po' se riusciamo a girare questo cacciavitino, ecco qua. Attenzione, che qui c'è l'O-ring. Vedete l'O-ring che, mi raccomando, ok. L'O-ring non va perso. Ci sono anche di scorta. Eh? Quindi, questo, come vedete, è quello da uno e io lo lascerò appunto montato. Ok, ci siamo. Quindi che dire? Cominciamo a darvi qualche, qualche misura. 69 grammi di peso eh, per una lunghezza di 60 ml drip tip escluso, un diametro alla base di 22 mm e iniziamo a vederlo ecco, da vicino. Vediamo tanti segni, tante situazioni. Eh, non è niente di, di complicato, bisogna solo fare un minimo di attenzione, ma niente di, di che. Iniziamo quindi dal drip tip, eccolo qui vedete, drip tip, doppio ring di tenuta, questa parte si svita, si può anche cambiare con altri che ha fatto House Vape, è avvitata appunto come vedete. Ecco qua, e ci siamo. Per quanto riguarda il refill che è dall'alto, bisogna svitare non dove c'è questa codronatura qui, ma questa parte qua, vedete la parte... Questa parte qui si tira proprio così, abbastanza semplice. E qui abbiamo accesso, qui c'è uno ring di tenuta, alle due grosse asole per fare le Già vedete, state vedendo i, i gocciolatori forellini, vedete dove poi passerà il liquido. In questo momento li vedete chiusi. Allora già andiamo a vedere questa situazione. Li vedete chiusi perché questo pallino lo vedete? Per aprirli deve andare a coincidere qua. Cioè se io questo qui faccio così, eh, i gocciolatori sono aperti. Viceversa, se lo sposto, vedete, ecco qua che si sono chiusi. Quindi aperto, chiuso, ok? E adesso sono chiusi. Uno deve fare il refill, chiude, quindi lo sposta, capisce a metà, anche perché voglio dire più di così non va. Ta, Attenzione che è arrivato qui a questo segno, vedete? Per poi girare, bisogna premere leggermente, perché perché qui è l'opzione di sgancio che ha incastro, vedete, di questa parte. Dove vedete chiaramente i forellini, i forellini qua, gli oringhi di tenuta. Ok? Quindi andiamo a ricomporre il tutto, come si ricompone? Il Segnetto non è, non è difficile, eh. si va a fare corrispondere, vedete alla tacchetta al triangolino. Cioè ve lo faccio rivedere, ecco qua. Si preme, vedete leggermente verso sotto e si gira a questo punto. Qui, a metà, tra questo segno e questo, come vedete, i fori sono chiusi, si fa il refill, dopodiché, si vanno ad aprire i fori che in questo momento sono aperti. Ok, ci siamo, è più difficile, sembra complicato, ma poi uno prende subito una certa praticità. Se vedete, è proprio perché ho messo del burro cacao alimentare sulle oringhe. quindi, insomma, dopo averlo lavato, insomma, un pochino tra appannamento e situazione. Andiamo a rimettere questa parte, semplicemente andiamo ad avvitarla. Ok, e questa parte è finita. Se vogliamo andare a uh, sganciare il deck la parte di sotto, come si fa? Allora uh, dobbiamo andare innanzitutto a togliere quella che qua sotto è questa, vedete la sto facendo vedere eh? adesso la togliamo intanto che ci siamo perché considerato che qua ci sono questi questi fori. Questi sono i, fo i fori di sotto perché, veramente qui abbiamo la l'evidente possibilità di fare arrivare l'aria sia laterale che anche da sotto ok quindi da sotto corrisponderà con tre forellini sotto coil che andremo poi a vedere nel deck qui invece sarà laterale che andremo adesso a vedere eh? quindi vi anticipo delle cose quindi praticamente qua ci sono sette possibilità a partire 0,8 come vedete 1, 1 e 2 1 e 4, 1 e 6, 1 e 8, dopo 1 e 8 c'è la solone, che è 1.6 x 3.6 mm. Abbastanza, tutto abbastanza chiaro. Eh, quindi questa ghiera che la ghiera si sfila, ha due ringhi interni, ok? una volta sfilata per accedere al deck dobbiamo andare a, andare a svitare questa rondellina una volta svitata la rondellina teniamo a mente come foro piccolo in corrispondenza qui del ehm, della spin ok dice ma perché non può essere da questa parte no perché c'è l'asola da un lato e questa parte qui dovrebbe corrispondere. Ora andiamo a vedere. Per togliere il deck non si fa altro che piano piano, ok? C'è una ringa di tenuta e questo è il deck. E questo è l'interno, come vedete il drip tip chiaramente da MTL si vede per lo stretto. La parte chiaramente di questa camera, perché questa è proprio la camera di vaporizzazione, tutta abbastanza particolare dove vediamo i due arpin laterali, che in questo caso sono quelli da 1, ok, i gocciolatori che sono aperti, eh, lavorazioni che sono fatte discretamente bene, non vedo sbavature o colpi di, di spazzola particolarmente non so antiestetici o negativi almeno per quello che io riesco a vedere, questo invece è il deck. Uh, il deck, è che, come vedete, uh, ha i tre forellini come vi ho detto, i tre fuori da un millimetro sotto coil. L'area che faremo entrare è da qua, quindi entra da qua e fuoriesce dai forellini sotto coil. In più, chiaramente ci saranno anche gli alpin. Si possono mettere uno cieco, due ciechi, solo l'aria sotto, solo l'aria sopra. Possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo. Uh... Il deck, come vedete, eh, sembra ci sono quattro viti perché ci dà la possibilità di collocare la single coil, che va messa così, sia girata in senso orario che in senso antiorario. Quindi noi sviteremo queste due o questi due a seconda di come è girata la coil. Non cambia assolutamente niente. E qui abbiamo il nostro gig, poggeremo il gig coil e poi faremo... Eh, alzeremo le, le vitarelle che sono vitarelle a taglio questo è qua il, il pin l'abbiamo visto sotto sporge placcatoro sporge eh, veramente quanto basta per essere messo anche su un sistema eh, meccanico eh, questo è il deck ok certo tutte queste viti prendono anche un certo spazio un certo volume in ogni caso voglio dire, eh, tutta la situazione non è molto grande, è abbastanza ecco, concentrata, abbastanza compatta, quindi io già da questo che dire? Hm? Diciamo che per chi ama i tabacchi, diciamo che i chiari dovrebbero andare più che bene, per gli scuri ho qualche dubbio, ma detto questo così eh, a occhio, giusto per per dire questa cosa adesso dobbiamo andare a, a fare una rigenerazione andiamo ad avvitare il nostro deck sul, sul mini tab eccolo qua abbiamo preparato non uso le loro ho preparato una una coil una smart coil sono 6 spire di micromo 80 28 gauge su punta da, da 2,5, ok andiamo a montarla Ecco qua ragazzi abbiamo montato, montato la, nostra, la nostra coil, eccola, abbastanza semplice, siamo a, a 8 watt, la coil è uscita da 0,87 e andiamo a dare una riscaldatina a 8 watt piano piano. Ok, ci siamo. Adesso andiamo a mettere il nostro cotone. Allora, ragazzi, per un problema tecnico <ride> io ho girato una parte senza aver schiacciato il pulsante REC. Come vedete, eh, vabbè, il cotone doveva, doveva eh, cominciare la cosa, cioè il girato cominciava dal cotone che era asciutto, che io poi lo bagnavo un po'. però Fate conto che l'ho bagnato un pochino. Eh, come vedete viene tagliato a, a filo dopo che viene vaporizzato e tutto eh, succede ragazzi c'è poco da fare ehm, e viene tagliato tipo Feb, insomma perché le gocce cadranno come vedete sul cotone cadono perfettamente voi dite come cade perché poi ho fatto anche il refill insomma me ne sono accorto proprio <ride> Me ne sono accorto quando avevo finito di girare questa parte, quindi drammatica questa cosa. Va bene. Allora, adesso vediamo un po' se va a fuoco. Ok, ci siamo. Eh, vabbè, adesso vi faccio vedere naturalmente ora voi che cosa vedete: vedete il tank che è già refillato perché io l'ho già refillato, ma vedete anche che, siccome è chiuso, non cade niente. Ok, Perché? perché io ho chiuso come vedete, eh? io ho chiuso la situazione quindi non casca niente a questo punto dobbiamo andare <ride> a mettere ecco eh... eh, qua sentite il tac l'abbiamo messa e andiamo ad avvitare la vite che questa è quella che tiene andiamo ad avvitarla le filettature sono ottime ok portiamo in battuta e andiamo a mettere la nostra ghiera né più né meno ok andiamo a selezionare io già mi seleziono Vabbè, qui a 1 perché quello è 0.8 qua ci siamo qua adesso io ho aperto ma in teoria se dovevo fare il refill doveva rimanere così chiuso ok avrei fatto il refill aprivo facevo il refill purtroppo questa fase no ma eh, vi siete persi chissà che eh. cioè vi sto facendo vedere tra l'altro delle cose che magari non avreste visto perché tecnicamente una volta rifilato non l'avrei rismontato per farvi vedere non gocciola non fa non dice se chiudete insomma va bene quindi prendetela al lato buono <ride> questa invece è io ho aperto il liquido ok quindi come avevo già detto ma non era stato registrato lo abbiamo buildato con la, la nostra la nostra coil vedete le bollicine che intanto cominciano un pochino a muoversi eh lo abbiamo cotonato, lo abbiamo rifillato, lo abbiamo coccolato come sempre e adesso non ci resta che eh, tornare in primo piano, facciamo le nostre prove di svapo e le nostre considerazioni finali quindi a tra poco. Eccoci qua ragazzi il nostro AUS IRA PRO RTA Abbiamo montato tra l'altro sulla Yaido uh, di BP Mods uh, con DNA 60 Evol, quindi probabilmente questa parte la adopererò sia per l'una sia per appunto uh, l'AUS, perché in pratica sto provando l'una e l'altro insieme, quindi va bene così. Cominciamo col nostro atomizzatore, eccolo qui. che devo dire su allora cominciamo col dire io ho fatto un'ulteriore modifica rispetto alla macro modifica eh, ho cambiato gli air pin eh, laterali ho messo i due da 0 8. volevo provare anche così eh, provare i due ciechi cioè solo con l'aria da sotto sotto da tre forellini Insomma, mi sembrava banale, volevo sfruttare un po' tutta la combinazione, eh, quindi mi invito poi a fare tante prove. Però io così ho trovato proprio, non dico la pace dei sensi che pare brutto, ma sicuramente una quadra davvero molto interessante. Molto interessante. Naturalmente, tra l'altro, il tutto condito da un'erogazione di DNA 60 siamo a 14 watt eh, che vi devo dire eh, il tiro è tiro perfetto aroma io trovo, lo trovo un aroma un bel secco un secco non è un secco umido è un bel secco che a me piace un secco di quello giusto Molto comodo il tasto laterale qua sulla sull'Aiido, devo dire, in effetti. No? Prima era questo il senso, adesso è così, ma molto molto comodo davvero. Non pensavo che fosse così comodo. Ah no, ma è strepitoso. Cioè, qua ci ho messo il bar, non so se, se ve l'ho detto o se ve l'ho detto poi, siccome quella parte non ho acceso, è successo un qui qua, qua vabbè, ad ogni buon conto. Io qua c'ho il Barley perché a mio modo di vedere questo atomizzatore io non è che l'ho provato con gli scuri, con, con la pancetta, tutte le no, lo lascio fare a voi. Io l'ho provato con i chiari, con i chiari, io lo provo col Barley, punto. Poi voi andate a fare mille prove con tutti i Cavendish, Virginia, tutto quello che volete. Eh, secondo me questo è un atomizzatore proprio che hanno fatto per me. No, che hanno fatto per i chiari, cioè nel senso che mh, il tipo di campana, il tipo di conformazione, non che uno lo scuro non lo può mettere. però secondo me ci sono soluzioni eh, più appropriate per quel genere. Eh, a mio modo di vedere, di tabacchi il chiaro, insomma. Qui è proprio, è proprio fenomenale, davvero fenomenale. Poi con una. Delicatezza e una precisione di questo po' di box che vi devo dire io su queste due, su sta cosa, cioè una combo spettacolare. Tra l'altro gli oringi verde, non so se notate l'accostamento, è eh? voluto questo, eh? no scherzo, però voglio dire ci sta benissimo atomizzatore che io sto usando col suo drip tip e mi trovo bene, il che è tutto dire. Ottimo, veramente. Questo Ira Pro lo trovo superiore all'Ira che è uscito prima, cioè hanno perfezionato tante situazioni. Eh, che dire, questo è un atomizzatore per principianti? Per principianti forse no. Non è un atomizzatore complicato, sembra più a dirsi che, che a farsi. Eh, nel senso che bisogna avere qualche accortezza, il cotone eh, in un certo modo in quel ma che poi voglio dire, chi usa il febo non, non avrebbe nessun tipo di difficoltà. Certo, qui la freccina così, chiudo il liquido, faccio coincidere, tiro, faccio. Però avete visto, perché con l'errore che ho fatto, che io non... <ride> non avevo schiacciato bene il tasto rec, quindi voglio dire, ho dovuto rifare una cosa, vi ho fatto vedere che con tutto il liquido ho tolto, non esce una goccia, cioè... Chiudi, fai e dici, è perfetto, cioè, voglio dire, davvero dico, viene tutto bene. Eh, è fatto bene è strutturalmente, bene. La lavorazione è più che dignitosa. E un atomizzatore cinese fatto bene, sicuramente fatto bene. Credo che costi, non so. 35-40 euro, una cosa del genere, quindi un prezzo abordabilissimo per un originale che insomma è degno di rispetto, sono perfettamente persuaso, potete bizzarrirvi con tutti questi pin e queste cose, veramente troverete soddisfazione. Chi ama tra l'altro un atomizzatore secco eh, di rilievo, questo è un atomizzatore secco di rilievo e che mi vedrete usare molto 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 spesso, ve lo garantisco. Poi in accoppiata con la di BP Moz, c'è cioè, tanto tanto di cappello, c'è cioè, veramente tanto di cappello perché è tanta roba! Perché parlarvi del DNA 60, cioè, mi pare veramente fuori, fuori dai tempi, perché se ne è parlato tanto, lo sappiamo della, della bontà di quel di quel software la box può piacere o meno, l'estetica è soggettiva, per carità. A me piace ehm, il prezzo della box, credo che sia intorno ai 140 euro. Certo, non è super economica, però insomma, con questo po' di situazione. Uh, a mio modo di vedere ci rivale, può diventare, avete visto, piccolina, cioè grazioso tutto il discorso. Ricordiamoci che qua c'è un DN60, anche se è piccolina, i 18350 durano poco, ma con una coil di un uomo poco più insomma, ci si può anche divertire con, un, con una boxedina veramente piccola. Io non l'ho provato nel senso con la 18350 perché non ho questo tipo di necessità, però l'opportunità c'è. Ragazzi, quindi che vi devo dire? Um, se questo video, che è un video che in questa parte è girato con due eh, novità, quindi con eh, l'Augus Ira eh, Pro RTA di august Vape, eh, posizionato sulla IAIDO eh, di BP Mods, quindi voglio dire due situazioni, ambe due cinesi, sicuramente fatte bene. Eh, Ambe due, due ottimi prodotti, ecco diciamo così. Quindi se il video ha trovato il in vostro interesse e se vi va questa parte due in uno eh, come i detersivi, no? Cioè, eh, offerta speciale. Eh, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, sicuramente mi farete contento. Al solito motto di Kip Kelm e Viporna, vi saluto con l'ultima svapata dalla AUS Ira Pro RTA di Aus Vape eh, montato sulla Yaido eh, mod di BP Mods il tutto è tanta roba maria e come sempre ragazzi vi raccomando state in campana ci vediamo quanto prima ciao a tutti